Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a questo appuntamento nell'ambito di Forum Pare Start Italia dal titolo Servizi innovativi per la logistica nella città del quarto d'ora. Beh, è un tema quanto mai attuale se consideriamo che una delle principali conseguenze dell'emergenza sanitaria che, ahimè, stiamo ancora vivendo in questa fase è stata proprio quella di cambiare drasticamente il nostro modo di concepire e di vivere la città e i suoi spazi. Il Covid ha infatti un po' fatto da acceleratore di alcuni fenomeni che erano, alcuni processi di cambiamento che erano già in essere, ma accelerandoli ha contribuito a cambiare radicalmente le nostre abitudini. Due casi su tutti, che sono anche citati nell'abstract di questo evento, l'incremento esponenziale dell'e-commerce e l'adozione in maniera repentina dello smart working o del lavoro da remoto. Questi elementi, insieme a tanti altri, hanno contribuito anche a cambiare il modo in cui approcciamo gli spazi urbani e il modo di viverli, portandoci a vivere le nostre città in un'ottica più di prossimità e di mobilità breve. Questi cambiamenti, che in una prima fase hanno avuto una natura congiunturale, ma che promettono nel prossimo futuro di diventare strutturali, hanno spinto molte amministrazioni locali a ripensare i propri modelli di smart city e di sviluppo delle città e in particolar modo a ripensare i modelli di erogazione dei servizi, sia quelli gestiti direttamente dall'ente, soprattutto parliamo in questo caso soprattutto dei servizi erogati dalle amministrazioni comunali, sia da quelli gestiti da soggetti privati come esercenti, attività commerciali, ma anche gestori di pubblici servizi. E quindi ha spinto questi soggetti a riflettere sulla possibilità di ridurre le distanze fra il cittadino, e in particolare la sua abitazione, e i luoghi di interesse, come appunto possono essere sportelli pubblici, uffici, supermercati e negozi per lo shopping. Questo scenario non ha fatto altro che riportare sotto la luce dei riflettori un concetto già abbastanza noto in letteratura, come quello della città del quarto d'ora. Detta in maniera semplice, questo è un approccio, come vedremo più avanti, soprattutto attraverso una delle relazioni introduttive, in base al quale in un quartiere un cittadino può trovare tutto ciò di cui ha bisogno spostandosi con una durata massima di 15 minuti, quindi con spostamenti che prevedono una durata massima di 15 minuti. Questo approccio, come detto, già noto, abbastanza noto in letteratura, è fortemente tornato in auge, grazie soprattutto all'esperienza parigina, all'iniziativa del sindaco Hidalgo, che ha addirittura deciso di istituire, dedicare un assessorato alla città del quarto d'ora. Ora, quello che faremo oggi è cercare di partire dal concetto di città del quarto d'ora, quindi capire un po' quali sono le origini e le caratteristiche di questo approccio, per capire come gli enti locali, in particolar modo le amministrazioni comunali, ma anche i provider privati di servizi di pubblica utilità che hanno un forte impatto sulla logistica e sulla mobilità, si stanno riorganizzando e stanno riorganizzando i loro servizi per allinearsi un po' a questo scenario, a questo nuovo scenario. Lo faremo insieme ai nostri relatori che vado a presentare. Sono Clara Musacchio, di FPA, Area Ricerca Advisory e Formazioni, esperta di Smart City e Communities e uno tra i curatori della ricerca ai City Rank. Giacomo Angeloni, assessore all'innovazione, semplificazione e servizi demografici del Comune di Bergamo. Eccoci qua, Gabriele Cappellini, responsabile marketing, posta, comunicazione e logistica di Poste Italiane. Prima di partire con le relazioni, però, vorremmo farvi vedere un breve estratto, una piccola videopillola, che rappresenta appunto un estratto di un'intervista realizzata dal direttore generale di FPA Gianni Dominici con l'assessore del Comune di Milano, Cristina Tajani, che ha tra le sue deleghe anche il commercio e le attività produttive, e che ci racconta proprio l'esperienza del Comune di Milano per affrontare l'emergenza e che ci introduce al meglio il tema oggetto dell'appuntamento di oggi. Quindi chiederei alla regia di mandare in onda questo breve contributo video. Già al termine del primo lockdown, quindi la scorsa primavera, come Comune di Milano avevamo predisposto un documento che si chiama Milano 2020 Strategie di adattamento, dove la giunta e l'amministrazione nel complesso ha provato a tracciare delle politiche provvisorie, diciamo, delle politiche di adattamento della città rispetto alla fase turbolenta che comunque immaginavamo avrebbe caratterizzato il nostro autunno. In effetti, quel testo e quel modo di procedere per adattamenti successivi con la
della curva epidemiologica, soprattutto diciamo nelle grandi città e anche in una città come Milano, che tutto sommato era riuscita a schivare la forza e la potenza della prima ondata. In quel documento il principio guida su cui poter organizzare i diversi interventi e le diverse politiche, da quelle economiche a quelle relative ai trasporti, all'ambiente, all'abitare, è stato, diciamo, l'idea di enfatizzare, spingere sempre di più nella direzione di una città a 15 minuti. Quindi il tema della prossimità e il tema dell'infrastrutturazione di servizi sia digitali che fisici, ma anche economici, nell'ambito, diciamo, dei quartieri e di tutto il territorio milanese è stato uno dei principi su cui continuiamo ad agire. Ecco, quindi come avete sentito, un approccio che comincia a farsi strada anche nelle città italiane. Questo è un estratto di un'intervista più lunga che verrà trasmessa durante il nostro scenario sulle città che andrà in onda mercoledì 4 novembre nel pomeriggio. Abbiamo sentito appunto un piccolo estratto di un'esperienza italiana, però per affrontare meglio il tema di oggi cerchiamo di capire appunto con maggiori dettagli in cosa consiste questo approccio della città del quarto d'ora e quali sono le sue caratteristiche. Lo facciamo con Clara Musacchio di FPA. Clara, ti chiederei negli 8 minuti a tua disposizione un po' di raccontarci quali sono le origini di questo approccio e quali sono le sue concrete applicazioni in questo momento anche in alcune realtà internazionali, una l'abbiamo citata appunto l'amministrazione parigina. Certo Andrea, grazie, buonasera, buonasera a tutti. Io avevo preparato delle slide, se possono essere mandate mi posso appoggiare su quelle. Ecco, grazie, le parole dell'assessora Tajani testimoniano quindi anche in Italia l'affermarsi di un nuovo modello di sviluppo urbano che oggi sta riscuotendo sempre più attenzione proprio alla luce delle evidenze e delle criticità mostrate dalla crisi pandemica. Si tratta di un modello che vuole mettere al centro il cittadino, come ha già preannunciato Andrea, la città, la prossimità ai servizi e soprattutto il tempo. Il tempo come dimensione da liberare nella vita urbana, soprattutto dalle costrizioni degli spostamenti ordinari, casa-lavoro e quindi dei flussi del traffico veicolare. Possiamo andare avanti con le slide. D'altra parte, ecco, epidemie ed emergenze sanitarie sono state anche storicamente occasioni di confronto e di ripensamento delle infrastrutture, dello spazio e della governance urbana. Nell'immagine vediamo la passeggiata di Victoria Embankment sulle rive del Tamigi, i quartieri di Napoli, ma anche il Central Park, indirettamente in qualche modo promosso dall'architetto Olmsted, proprio dopo la sua esperienza come generale di guerra e quindi dopo la sua visione delle conseguenze che le crisi sanitarie possono generare anche a livello urbano. Quindi diciamo che le crisi di salute pubblica non sono mai passate senza lasciare un segno nelle città e anche diciamo, attraverso le risposte di prevenzione assunte dalle amministrazioni, anche attraverso queste risposte parchi pubblici, infrastrutture di servizi o interi quartieri ristrutturati per accogliere nuova disponibilità di spazio pubblico sono diventati elementi ordinari del paesaggio urbano contemporaneo a cui siamo ora abituati. Possiamo andare avanti. Oggi sicuramente è difficile comprendere l'eredità che l'emergenza da coronavirus lascerà nel modo di concepire la vita urbana. Senza dubbio le nostre città, che sono sempre i luoghi critici dove precipitano sfide complesse, sfide globali e criticità anche di natura globale come quella che stiamo attraversando, ma che sono anche luoghi dove si generano le soluzioni per risolverle. Le nostre città hanno sperimentato durante quest'anno e stanno sperimentando più o meno consapevolmente
capacità adattive e soluzioni innovative, concepite spesso in emergenza, ma in grado di avere conseguenze sicuramente nel lungo periodo. Basti citare, ad esempio, il massivo ricorso alla progettazione di nuove piste ciclabili nelle città di Parigi, di Milano, ma anche di Roma, gli interventi per la pedonalizzazione di interi quartieri, come nel caso di Londra, ma anche il ricorso alla digitalizzazione dei servizi per i cittadini e dell'offerta diffusa nel territorio per cosiddetti e più generici city users. Possiamo andare avanti. Arrivando al tema di oggi, una delle proposte che ha riscosso molto successo è quella della città dei 15 minuti. Questa città, questo modello urbano di ripensamento degli usi urbani è stato promosso durante la campagna elettorale dell'attuale sindaca Hidalgo di Parigi e oggi è oggetto di un assessorato dedicato. Si tratta di un modello sviluppato dallo staff del Dipartimento di Innovazione Territoriale dell'Università La Sorbona di Parigi sotto la guida del professor Carlos Moreno. E l'idea appunto nasce dalla volontà di creare un paradigma basato sui principi di prossimità, di micromobilità e di cosiddetta irrigazione policentrica di servizi, spazi e infrastrutture. Lo scopo, come ricordato, è che ogni cittadino possa attingere in un quarto d'ora da casa propria a quelle che sono state riconosciute come 6 funzioni sociali urbane fondamentali: vivere, lavorare, rifornirsi, ovvero acquistare e acquisire beni e servizi, curarsi, apprendere, divertirsi o meglio, diciamo, godere del proprio tempo libero. Nel caso di Parigi, queste 6 funzioni sono state a loro volta scomposte in una ontologia di usi e di servizi che generano quella che è stata definita una matrice della qualità della vita e che è attualmente la base sia per indagare l'offerta di usi e funzioni in atto che per progettare una nuova diffusione e distribuzione di servizi in un contesto che non deve essere più di specializzazione e segmentazione funzionale come quello che ha dato vita alle nostre città moderne, ma di integrazione e di mix funzionale di usi, servizi e attività. Possiamo andare avanti. La città dei 15 minuti, però, ecco, occorre dire che non è un modello teorico elaborato all'interno di un laboratorio di progettazione universitario, ma ambisce effettivamente a diventare una realtà concreta, e questo è anche testimoniato dal fatto che, ad esempio, a Parigi questo modello e questa iniziativa, questo programma allo stato attuale è anche sostenuto da 1 miliardo di investimenti per la manutenzione e il miglioramento degli spazi pubblici, da altre iniziative come ad esempio la decisione di destinare 5.000 agenti di polizia municipale ad ogni quartiere dell'area metropolitana. La realizzazione, ad esempio, a proposito di mix di usi, di società sportive sociali, ovvero nuovi luoghi dove conciliare il lavoro dei genitori e il tempo dei compiti dei bambini e quello dello sport. Possiamo andare avanti. Ma anche in Italia, a Milano, non solo a Milano, ma anche a Torino, queste città hanno recepito e stanno recependo questo modello, non solo nelle dichiarazioni e nelle intenzioni dei propri rappresentanti, sindaci o assessori, ma anche in recentissimi strumenti di governo del territorio, non solo la strategia Milano 2020 a cui accennava l'assessora Tajani, ma ad esempio il nuovo piano di governo del territorio Milano 20 e 30 approvato a febbraio di quest'anno. Nella sezione Milano dei quartieri si propongono testualmente interventi di dimensioni prevalentemente ridotte, dotati di una forte integrazione, spazi del movimento e della sosta, privilegiando la scala ravvicinata del quartiere pur se inseriti all'interno di un quadro di coerenza di scala urbana. E così anche nel caso di Torino, appunto, questa idea è stata l'idea appunto della città dei 15 minuti è rinvenibile nel quaderno 8 della proposta tecnica del nuovo piano regolatore approvata il 20 luglio scorso, dove si legge che l'emergenza rappresenta l'opportunità di ridefinire l'idea di città sostenibile e di resilienza,
e di città sostenibile resiliente, e sono pertanto fondamentali le azioni di analisi del verde di prossimità o di camminabilità e il rafforzamento dello spazio pubblico del quartiere nell'ambito di un progetto di città multicentrica che punta alla distribuzione omogenea sul territorio dei servizi, delle aree verdi e della qualità urbana. Possiamo andare avanti, io ho terminato, chiudo solamente con un ultimo pensiero. Si potrebbe sicuramente obiettare che l'idea della città dei 15 minuti non sia poi così nuova, effettivamente la proposta di quartieri, comunità autosufficienti nelle grandi aree urbane e metropolitane si può far risalire almeno alla metà degli anni 60 del secolo scorso. Ciò che la rende un'idea del tutto attuale, una sfida progettuale del tutto aperta, in cui coinvolgere tanti stakeholder del territorio, non solo le amministrazioni pubbliche, ma appunto anche i fornitori di servizi, è la sua declinazione in chiave tecnologica e digitale, ovvero nell'accezione e nella coniugazione con l'idea della Smart City. Con questo ho finito, vi ringrazio dell'occasione di Grazie, questo grazie a te Clara, intervento e vi auguro buon lavoro. Grazie a te Clara per aver appunto aiutato a capire meglio il concetto di città del quarto d'ora e soprattutto quali sono gli ambiti che la definiscono e quali sono le azioni concrete attualmente in atto. Abbiamo sentito prevalentemente citare città di tipo metropolitano, quindi grandi metropoli, Parigi, abbiamo sentito appunto le esperienze in itinere di Milano e Torino, però è evidente che questo è un approccio, seppur con alcune differenze, che può essere applicato anche a città in realtà medio-grandi, come per esempio appunto Bergamo, che tra l'altro è una delle realtà maggiormente coinvolte dall'emergenza e che più di altre si è trovata a gestire la drammaticità sin dall'inizio della pandemia della crisi. Quindi vorrei chiedere all'assessore Giacomo Angeloni di affrontare un po' questo tema secondo due prospettive, quindi a Giacomo farò due domande. La prima è quella relativa ai servizi erogati direttamente dall'ente. Quindi quello che ti chiedo è come avete operato per ripensare l'erogazione di servizi civici, non tanto in chiave digitale o non solo in chiave digitale, dove sappiamo Bergamo è da qualche anno ormai un'eccellenza italiana, ma anche e soprattutto dal punto di vista dei servizi fisici, dei servizi a sportello, che come sappiamo ancora oggi continuano a rappresentare la prima opzione per molte categorie di utenti, soprattutto quelle che hanno una maggiore difficoltà ad accedere agli strumenti digitali. Grazie, sono molto contento di intervenire. Prima o poi ci rivedremo, non online, Assolutamente. lo speriamo tutti, perché forse vedremo la fine di questo dramma collettivo. Allora, due ragionamenti e poi provo a rispondere alla domanda. Il primo ragionamento che faccio è che l'attuazione della città del quarto d'ora è sempre stata declinata in questi anni anche nei vari forum. E nei vari articoli sulle città metropolitane, come dicevi tu introducendomi, e in realtà è un'attenzione che tutte le città, anche le città medie, devono avere. È chiaro che in una città come Milano, ma penso come Parigi, decentrare un servizio in un quartiere vuol dire decentrarlo per un numero di abitanti che è grande come il comune di Bergamo, che conta 120.000 abitanti. E quindi bisogna fare sicuramente dei paradigmi anche un po' differenti rispetto a come vengono decentrati i servizi. C'è da dire che noi non ci siamo inventati niente oggi sulla pandemia, ma abbiamo semplicemente ripreso in mano il nostro programma elettorale datato 2019, quindi che di pandemia proprio non si voleva occupare, non ce la sognavamo neanche. E già nel 2019, quando il sindaco Gori si è ripresentato alle elezioni, nel piano di mandato abbiamo inserito il ritorno degli uffici decentrati. Poi questa idea di decentramento forse è un po' vecchia, però l'idea di riportare i servizi nei quartieri, come grande innovazione, questo sì non tecnologica, ma gestionale di rapporto tra la pubblica amministrazione comunale e il cittadino. Noi siamo convinti che sia il tempo di cambiare paradigma, cioè non è più la pubblica amministrazione che deve aspettare dietro uno sportello il cittadino, ma è la pubblica amministrazione che deve uscire trovando strumenti, modi, idee sempre nuove, diverse, innovative e anche divertenti per andare verso il cittadino. E quindi dentro il programma di mandato noi ci siamo dati
come obiettivo quello di realizzare 12 punti cittadini decentrati rispetto a quelli centrali. Siamo a buon punto? No, nel senso che stiamo lavorandoci, siamo a 4 servizi decentrati nei quartieri, vogliamo arrivare a 9 entro la fine dell'anno e a 12 entro il 2024. Cosa ci mettiamo in questi luoghi? Inizialmente ci mettiamo l'anagrafe e i servizi sociali, ma l'obiettivo è fare una rivoluzione dentro anche la modalità di offrire i servizi ai nostri cittadini. Noi vorremmo che in questi servizi decentrati, in questi sportelli decentrati, si possa erogare i servizi in modo nuovo ai cittadini, che possano rappresentare una sorta di negozio dove poter trovare varie categorie merceologiche e quindi tutti i servizi che possono essere offerti dalla pubblica amministrazione sull'online si potranno ritrovare in questi sportelli decentrati, con uno stile nuovo, completamente nuovo, su cui bisogna fare molta formazione, almeno per i nostri dipendenti, che è quello dell'imparare facendo. Sapete che io arrivo da un'esperienza prima di fare l'assessore, ormai 6 anni fa, in cui mi occupavo di servizio civile nazionale. Questo qua è uno degli slogan del servizio civile nazionale, no? Imparare facendo è un modo per imparare lavorando insieme. Questo è lo stile che vogliamo tenere con i nostri cittadini. Cioè, ti mostro come fare il cambio di residenza, faccio l'esempio più classico, facendoti vedere come potresti fartelo da solo dal sito del comune, Certo. grazie ai servizi È il famoso digitali. concetto Quindi, di presa in carico dell'utente e di alfabetizzazione digitale in un certo senso. sì, poi è chiaro che noi non chiuderemo nessun servizio, cioè non ci immaginiamo che da un giorno all'altro i cambi di residenza si potranno fare solo Solamente, online e quindi chi certo. non è digitalizzato si arrangia. Assolutamente. Assolutamente no, non possiamo permettercelo, però anche soltanto mostrare al cittadino, magari un po' distratto, che si cambia la residenza una volta ogni 6 anni, ogni 10 anni, ogni 20 anni, che è possibile farlo online. Così come Speed, l'ultima esperienza di decentramento è stata erogare Speed in piazza. L'abbiamo fatto 15 giorni fa, domenica, no, una settimana fa, domenica scorsa, venerdì, sabato e domenica. In centro città c'erano dei banchetti dove era possibile erogare Speed. Vi assicuro che è molto bello ricevere le lettere di ringraziamento dei cittadini che vedono gli operatori del comune, il comune che non sta nell'ufficio e nel palazzo, ma esce in mezzo ai cittadini, seppur con gli appuntamenti per evitare gli assembramenti, ma a disposizione per fare Speed. Certo. Allora, questo sul fronte dei servizi erogati dall'amministrazione. Quali ragionamenti invece state facendo per tutte le altre tipologie di servizio erogate da provider privati, da esercenti, ma e più in generale, in che ottica vi state muovendo per un ripensamento complessivo degli spazi urbani, della logistica, della mobilità e della distribuzione delle attività commerciali in una prospettiva appunto più di prossimità e di micromobilità, come ci raccontava, Clara nella presentazione dell'approccio della città del quarto d'ora? Rispondo a questa domanda dicendo subito che non è farina del mio sacco, nel Ovvia, senso sì. che questa non è una parte di delega che mi riguarda direttamente, ma riguarda direttamente il sindaco, a cui va merito, e all'assessore alla riqualificazione e all'urbanistica, l'architetto Valesini Francesco, però vi dico che il Covid in questo è stato un grande acceleratore per noi. Noi abbiamo fatto 3 cose. Abbiamo reso la città per quest'estate una città in cui ci si poteva divertire in modo il più possibile sicuro e quindi con un'attenzione all'assenza di assembramenti di contagi, e quindi siamo andati a disseminare la città di dehors o luoghi dove nello spazio pubblico gli esercenti potevano mettere gratuitamente tavolini, spazi ricreativi, eccetera. Abbiamo visto rivivere alcune zone della città, alcuni parchi che sono diventati dei luoghi dove i ragazzi facevano gli aperitivi, alcune piazze periferiche dove venivano pensati dei concerti e degli spettacoli culturali. Ecco, anche l'assessore alla cultura ci ha lavorato molto. Ci siamo inventati un piccolo progetto con le reti di quartiere di cui ho competenza e con l'assessorato alla cultura, molto divertente, si chiama Affacciati alla finestra. Abbiamo provato a portare piccoli, davvero molto brevi, 15-20 minuti, spezzoni di
animazione teatrale o concerti dal vivo nei cortili dei palazzi, in modo che ci potesse essere una piccola proposta culturale alla città che era chiusa da marzo dentro gli spazi dei quartieri. Quindi noi ci stiamo immaginando anche in prospettiva della capitale della cultura, di Bergamo capitale della cultura insieme a Brescia del 2023, una capitale della cultura che non sia una capitale della cultura pensata solo sugli eventi di carattere nazionale o internazionale, ma che sia una cultura anche di prossimità dei quartieri, perché possano nascere dei servizi, delle reti e delle strutture che dopo l'anno della capitale della cultura possono mantenere un tessuto culturale di supporto e di sostegno alle tante iniziative culturali di territorio che nella nostra città viviamo. Ultima cosa, poi vedo il tempo e forse sono già fuori, sì. Che però è molto interessante, grazie a Turismo Bergamo e al DUC, che è il distretto urbano del commercio, noi abbiamo introdotto una ottima idea di supporto agli esercenti, soprattutto gli esercenti di bar e di ristoranti. Abbiamo lanciato la piattaforma Prenota Bergamo, grazie al lavoro appunto di Visit Bergamo, che consente ai cittadini che vogliono andare a cena di poter prenotare il posto. Voi sapete che gli ingressi nei ristoranti sono contingentati in questa fase, e abbiamo pensato di supportare gli esercenti della città con questo servizio gratuitamente. Questa idea di Prenota Bergamo sta diventando un'idea che adesso diventerà anche per prenotare gli appuntamenti dei servizi pubblici. Noi abbiamo utilizzato un software che avevamo già in emergenza, l'idea di avere un unico sistema di prenotazione degli appuntamenti sia pubblico che privato in città. Perfetto, grazie mille grazie Giacomo, scusate, grazie della consueta disponibilità. So che hai anche un appuntamento istituzionale a breve, quindi ti ringrazio ulteriormente per la disponibilità e anche da parte nostra l'augurio di rivederci al più presto possibile, anche fisicamente. Allora, grazie, buon lavoro. Ciao Giacomo. Allora, passiamo al posto del relatore. Abbiamo sentito l'esperienza dell'amministrazione, sentiamo adesso l'esperienza di un provider di servizi sicuramente di pubblica utilità e che non ha bisogno di presentazioni. Tra l'altro abbiamo parlato di luoghi della quotidianità, l'ufficio postale è uno dei luoghi della nostra quotidianità per eccellenza e quindi ascoltiamo adesso con una chiacchierata con Gabriele Cappellini, responsabile marketing Poste, comunicazione e logistica di Poste Italiane, quella che è l'esperienza di Poste, che appunto fornisce una serie di servizi che hanno un forte impatto sulla dimensione urbana, sia soprattutto in termini di logistica e di mobilità. Prima di avviare la chiacchierata con Gabriele, però, chiederei alla regia di mandare un piccolo contributo video che ci aiuta a contestualizzare il servizio di cui poi andremo a parlare in maniera specifica con Gabriele. Prego. Da oggi con Poste Italiane gestire pagamenti e spedizioni è ancora più semplice. Grazie a Punto Poste da te, infatti, puoi ritirare una raccomandata o un pacco direttamente nel tuo condominio o in ufficio. Quando ti è più comodo? Quando la tua spedizione è pronta per il ritiro, riceverai una notifica o un QR code tramite l'app Ufficio Postale. Per poter ritirare il tuo pacco dovrai solo scansionare il QR code presso il punto poste da te e inserire la tua firma a tratto. Qualcosa è andato storto e vuoi restituire il tuo ordine? Fare un reso è facilissimo. Basta selezionare sul display la modalità Spedisci, avvicinare il pacco al lettore per scansionare la lettera di vettura del reso e depositare nella cella il pacco che vuoi restituire. La ricevuta di invio arriverà direttamente al tuo indirizzo email. Puoi usare Punto Poste da te anche come punto di deposito. Genera un codice personale e condividilo con chi vuoi. Anche con corrieri diversi da Poste Italiane. E se ti sei dimenticato di pagare un bollettino, puoi farlo con Punto Poste da te. Seleziona sul display la modalità Paga e effettua l'accesso. Scegli poi il tipo di bollettino che vuoi pagare e scansiona il codice sul display del dispositivo. Infine, non ti resta che pagare con la tua carta prepagata PostePay. La ricevuta di pagamento arriverà direttamente sulla bacheca del tuo profilo su poste.it. Punto Poste da te. Più facile di così.
abbiamo sentito appunto il racconto di un servizio che va, come avete visto, molto, si muove molto nell'ottica che abbiamo raccontato finora. Però prima di entrare nel dettaglio, io a Gabriele vorrei porre una domanda più di carattere generale, se vogliamo strategico. Noi abbiamo sentito attraverso il video iniziale dell'assessore Tajani e poi con il racconto dell'assessore di Bergamo, Giacomo Angeloni, quali sono i processi di trasformazione delle città attualmente in atto. Chiederei anche a te il tuo punto di vista, cioè come l'emergenza Covid sta, secondo il vostro punto di vista, cambiando le priorità a livello locale e come, quale ritenete possa essere il contributo di Poste Italiane nello sviluppo di queste nuove strategie future di città del futuro di cui abbiamo parlato all'inizio dell'appuntamento. Sì, buongiorno a tutti innanzitutto, grazie di questa opportunità, anch'io spero di tornare a fare questi eventi in modalità molto più fisica ed emozionante. Allora, sicuramente il Covid ha cambiato le abitudini, diciamo i bisogni soprattutto di tutti i nostri cittadini, e chiaramente anche Poste Italiane ha subito una serie, diciamo, di contraccolpi, in qualche modo servendo noi di fatto tutti i giorni con portalette e uffici postali tutti i cittadini, e ci ha anche costretto, ma questo, diciamo, può essere, diciamo, un lato positivo, uno dei pochi lati positivi, anche a ripensare alcuni nostri servizi proprio per andare incontro a questi nuovi bisogni. Abbiamo cercato di farlo dando priorità soprattutto ai temi della prossimità, ai temi del distanziamento, pur sempre assicurando quello che è, diciamo, i nostri servizi digitali, i nostri servizi tradizionali, scusate, e dando anche, diciamo, una focalizzazione su quelli che sono appunto i nuovi servizi da garantire in modalità digitale. Un esempio mi veniva prima in mente quando parlava l'assessore di Bergamo, è proprio con il comune di Bergamo, abbiamo fatto una sperimentazione, sta per partire una sperimentazione proprio per facilitare la consegna a casa dei prodotti che vengono acquistati presso gli esercizi commerciali del centro di Bergamo, o fisicamente presso questi punti, oppure online attraverso un sito che il comune andrà a mettere su. Questo è importante perché se da una parte, diciamo, favorisce quelli che sono, diciamo, questi esercizi commerciali in un momento di difficoltà, dall'altra chiaramente dà una possibilità, un'opzione in più ai cittadini che hanno appunto bisogno magari di servizi maggiormente in prossimità. Tra l'altro lo faremo anche con mezzi totalmente green e quindi anche in un'ottica ecocompatibile. Ecco, questo per dire soltanto un esempio molto pratico però molto concreto di come anche noi stiamo cercando un pochino di cambiare i nostri servizi dando priorità appunto al tema della prossimità, della digitalizzazione, assecondando quello che è, diciamo, un trend che era già ineluttabile prima, che è quello della crescita del mondo e-commerce. Adesso, diciamo, la crescita che era già in atto da anni si è sicuramente accelerata, così come è cresciuta quella che è la domanda di servizi in modalità digitale. L'esempio del punto posto da te, che abbiamo visto poco fa in video, è un altro esempio molto, molto concreto, oltre a quello appena citato del comune di Bergamo. Entriamo un po' più nel dettaglio della soluzione punto poste da te e spieghiamo anche come questa soluzione riesca a sostenere un po' dei concetti che abbiamo introdotto all'inizio, la mobilità urbana del futuro, il miglioramento della logistica dell'ultimo miglio, anche in un'ottica green, citavi appunto l'aspetto relativo alla sostenibilità ambientale. Sì, allora il punto poste da te che abbiamo appena visto è una vera e propria rivoluzione del servizio postale, rivoluzione che viene guidata di fatto dai principi che stanno seguendo le città per evolvere se stesse, per evolvere, diciamo, quella che era il loro connotato, il loro assetto, sempre più diventando quelle che sono, diciamo, metropoli intelligenti. E in cosa consiste questo punto poste da te? In parte l'abbiamo visto nel video. Noi immaginiamo noi stessi quando andiamo a un ufficio postale, cosa facciamo tipicamente a un ufficio postale? Inviamo un pacco, sia esso un reso che magari, diciamo, figlio, diciamo, di un acquisto fatto online e che dobbiamo restituire, sia esso un pacco che vogliamo mandare a un parente o un amico, ci facciamo consegnare ultimamente i pacchi che acquistiamo online, andiamo a ritirare una raccomandata che non ci ha trovato a casa quando il portalettere l'ha consegnata, andiamo a pagare un bollettino, andiamo a ricaricare una Poste Pay o a fare, diciamo, la ricarica di una Poste Mobile. Questi sono i servizi tipici che facciamo tutti quanti noi
ad un ufficio postale fisico. Ebbene, il punto posto da te di fatto è un ufficio postale, diciamo, evoluto, tecnologicamente evoluto, che di fatto consente di fare tutti questi servizi in un punto solo e tutti, diciamo, anche in uno stesso momento. Quindi, diciamo, è una soluzione che è pensata per alcune tipologie di clienti che siamo di fatto tutti noi nel momento in cui siamo residenti nelle nostre abitazioni, quindi è pensata ad esempio per i condomini, quindi è una soluzione che nasce, diciamo, per chi dimora in abitazioni, diciamo, più o meno grandi, ed è pensata anche per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche piuttosto che delle grandi aziende o anche, diciamo, delle medie aziende. Quindi è una soluzione che è rivolta di fatto a tutta la popolazione italiana potenzialmente, quindi che abbraccia la popolazione sia in qualità appunto di residente in un condominio sia in qualità di dipendente di un'azienda o di una pubblica amministrazione. Ed è usabile in maniera molto semplice, l'avete visto nel video, basta uno smartphone, basta un'app e di fatto si dialoga con questo dispositivo. Quindi è stato proprio pensato per dare tutte le funzionalità di un ufficio postale direttamente a casa o presso il luogo di lavoro del cittadino. Questo è, diciamo, un pochino il concetto che c'è dietro questo punto poste da te, che è diverso dai locker classici che siamo abituati a vedere. Uno può pensare ai locker tradizionali, è diverso perché i locker tradizionali non hanno i servizi di pagamento, ad esempio di un bollettino o la ricarica di una PostePay, perché sono di fatto sono degli strumenti aperti a tutti quanti, tutti possono accedere a un locker, mentre questi nascono per comunità ristrette e predefinite, quindi si può definire prima aprioristicamente qual è la comunità che in qualche modo si può... scusate, mi stavano chiamando su un'altra tecnologia di chat, quindi si può definire aprioristicamente, dicevo, quella che è la comunità che può andare a accedere a questo tipo di servizio, così come è accessibile a tutti gli operatori, così come si presta anche a montare tutta una serie di servizi IoT che sono sempre più aderenti a quello che è la città del futuro, come stiamo immaginando la città del futuro, quindi connessione con quelli che sono sistemi di allarme, sistema di gestione di quelle che sono, diciamo, le utenze di un condominio e quant'altro. Allora, ti faccio l'ultima domanda sempre sul servizio. Ci sono vantaggi misurabili derivanti dall'adozione della soluzione? Ci sono dei numeri a supporto da questo punto di vista? Ah, sì, ma sai, i vantaggi sono sicuramente concreti e tangibili. Sono anche, diciamo, abbastanza diversi tra loro, nel senso che sicuramente c'è un vantaggio in termini di time saving, no? Abbiamo detto che riducendo quello che è, diciamo, le percorrenze che un cittadino deve fare per andare a compiere le operazioni, sicuramente c'è un time saving per il cittadino che usa questo dispositivo, e quindi, diciamo, c'è un bilanciamento di quello che è, diciamo, il rapporto vita-lavoro, che va proprio nell'ottica della città del quarto d'ora che abbiamo più volte richiamato oggi insieme. C'è un tema poi di sostenibilità ambientale, perché comunque concentrando tutte le spedizioni su un punto chiaramente si riducono quelle che sono sia la congestione del traffico e il miglioramento conseguente della qualità della vita, sia quelle che sono le emissioni di CO2 che in qualche modo vengono generate. Ma ci sono anche poi vantaggi, ad esempio, per le piccole comunità che senza diciamo che non hanno servizio, ne hanno sempre di meno, no? Sempre più esistono, diciamo, nel nostro paese città che si vanno anche svuotando, che sono magari non sono metropoli, che sono un pochino più piccoline, ecco che questo servizio dà a loro anche la possibilità di accedere a dei servizi dal quale altrimenti sarebbero esclusi. Questi sono sicuramente tutti, diciamo, vantaggi assolutamente concreti e misurabili. Perfetto, grazie mille. Grazie mille, Gabriele. L'abbiamo sentito dal racconto di Gabriele, l'abbiamo sentito anche per alcuni aspetti da quello che ci ha raccontato Giacomo. Questi servizi innovativi che spingono le città verso quello che dovrebbe essere poi l'approccio della città del quarto d'ora, come ci diceva Clara nel suo intervento introduttivo, si caratterizzano come novità rispetto a un modello che, come detto, era già presente in letteratura, proprio per, direi, due aspetti. Clara ha citato soprattutto il tema dell'innovazione tecnologica, ma altro elemento citato da Gabriele proprio in chiusura, quello della sostenibilità ambientale, il famoso blu e verde che andiamo citando ormai dall'appuntamento di luglio di Forum PA.
Purtroppo il nostro tempo a disposizione è scaduto, quindi a me non resta che ringraziare nuovamente tutti i relatori, quindi Clara Musacchio, Giacomo Angeloni e Gabriele Cappellini. E grazie ancora per essere stati con noi. Questo era l'ultimo evento della prima giornata, quindi a me non resta che augurarvi buon proseguimento. Ci vediamo domani con gli appuntamenti di Forum per Start Italia.